C'è una lotta nella lotta, o quantomeno nella lotta Champions. Ci sono tre figure che sono quelle degli allenatori, Pirlo, Gattuso e Pioli, di cui si parla e non si parla. Nel senso, vi spiego subito, vi faccio non un esempio, partiamo con Andrea Pirlo. Pirlo si qualifica e vince la Coppa Italia. A questo punto, alla fine della stagione, avrebbe Supercoppa e Coppa Italia come trofeo. Quarto posto, terzo posto, quello che sia come classifica. Beh, non è il massimo, doveva vincere lo scudetto, però tutto sommato non gli tirano le pietre. Tutto sommato lo cambiano, forse rimane, forse Agnelli si interstardisce e dice no, voglio continuare con Pirlo, c'è un progetto, chi lo sa. Però Pirlo rimane in piedi, piedi e sorridente. Pirlo. O la Juventus non passa, è quinto, verrà dimenticato. Verrà dimenticato, ci sarà subito un nuovo allenatore, quel nuovo allenatore sarà quello su cui si spenderanno tante parole. Pirlo come allenatore, da allenatore, verrà quasi dimenticato, secondo me, non verrà preso da altre squadre. L'impressione è che comunque può rimanere in Galassia Juventus o Galassia Federazione a fare qualcosa. Però, se non porta a casa Coppa Italia e Champions, qualificazione, non lo vedo messo bene. Non lo vedo messo bene come carriera di allenatore. Gattuso, Rino, ma Rino già ha portato la Coppa Italia l'anno scorso. Rino ha portato la Coppa Italia l'anno scorso, ma se dovesse andare in Champions quest'anno sarebbe un altro capolavoro di un allenatore che sta crescendo nella considerazione di molti. Si parla di Gattuso alla Juventus. Si parla di Gattuso alla Juventus. E attenzione, Gattuso prende il Napoli, molti l'hanno dimenticato. L'avete dimenticato tutti. Gattuso ha preso il Napoli dopo che il Napoli si era ammutinato. Il Napoli si era ammutinato contro la propria dirigenza. Non è facile prendere una situazione del genere. Ancelotti era andato via così. Ancelotti, addirittura De Laurentiis si dice: ma siamo, non è un problema, non è un problema. C'è tutta una situazione stranissima, che sono tutte queste situazioni che girano attorno a Rino Gattuso. Che se Rino Gattuso riesce ad arrivare al quarto posto, terzo posto, secondo posto addirittura, oh, che piacere che proverei! Ci proverei un piacere umano, proprio un senso umano di giustizia, di giustizia. Ecco perché io voglio fortemente, oltre che il Napoli, diciamo una squadra che io mi piace, oltre a questo proprio per Gattuso, Rino Gattuso. Questo se passa. Se non passa Rino Gattuso, se Rino Gattuso è quello che non riesce a passare col Verona, a vincere col Verona e viene sorpassato da Milan e Juventus, io non credo che gli daranno le colpe a Rino Gattuso. Sì, ovviamente finirà lì la situazione con il Napoli, ma sarà chiamato da altre squadre, cioè sarà nel taccuino di moltissimi direttori tecnici, moltissimi a partire dalla Fiorentina, ma ce n'è tantissimi, secondo me anche in tutta Europa, che stanno dando un'occhiata a Gattuso, perché Gattuso è uno che ci mette cuore, ci mette anche intelligenza, sa fare, sa cambiare il modulo di gioco, e questo è Gattuso. Quindi Gattuso, se vince, io sono il primo, insieme a credo a tutti noi, a tutti gli italiani, a fare un bel applauso. Se non passa, beh, saranno altre le storie, ma Gattuso sicuramente andrà a fare la sua storia, la sua vita da qualche altra parte. Questa è la situazione Gattuso. Abbiamo visto Pirlo, abbiamo visto Gattuso, Pioli. Ora, Pioli, domandina, domandina, avevo fatto un video, non lo sto mettendo, non lo voglio mettere. Faccio una domandina ai milanisti. Ma se non passa, se non il Milan non va in Champions, è delusione come dice Pioli o è fallimento come pensano in molti? Fatemi sapere la vostra su questo, dopo su tutto il resto. Comunque, Pioli passa, quindi il Milan passa, il Milan è quarto, riesce a vincere a Bergamo e passa, passa un colpo di coda, riesce a passare. Pioli non ha vinto né merito niente, non ha vinto niente Pioli. È quello che a me mi dà un po', comincia a dare un po' fastidio, perché non è che Pioli ha preso, sì, ha preso una squadra che andava male, ma già quasi 2 anni fa. Ed era una squadra su cui si erano spesi dei soldi. Cioè, non è che Pioli ha un monte ingaggi altissimo, credo che sia il terzo. Quindi non è che ha questa squadra scarsissima. Basta con questa discussione del Milan. Fu l'anno scorso con Giampaolo. È passata tanta di quella acqua sotto i ponti. Cioè, il Milan fondamentalmente non è da scudetto, ma non è neanche da settimo, ottavo, nono posto, non è il Sassuolo. Quindi se Pioli passa, tutti a dire Pioli è bravo, Pioli è bravo, va bene. Va bene, va bene. I milanisti saranno padronissimi di dire Pioli è bravissimo, ci ha fatto arrivare al quarto posto. Va bene, va bene.
va bene, ma secondo me non è stata eccezionale. Comunque Pioli passa, tutti a dire bravo, 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 viene confermato. Pioli, quindi il Milan non passa, questa è l'altra possibilità. Possibilità che Pioli non passa, che succede? Ma con quale? Ma davvero i milanisti, io non lo so, ma lo dovete dire voi. Bisognerebbe riconfermarlo o no? Perché riconfermare un allenatore che i giocatori stessi non hanno trovato appeal per andare a vincere contro il Cagliari, cioè dopo 7 anni poi andare in Champions League e fai 2 tiri, uno così da lontano, 2 tiri, e stavi pure perdendo la partita contro una che già si era salvata, cioè cose strane, cioè si vedeva che non c'era nulla. Io ho visto il Napoli ha giocato di legna, il Napoli è entrato in campo a Firenze, appena ha visto che la Fiorentina voleva giocare, allora hanno incominciato a giocare di legna pure loro, ma dovevate vederli, dovevate vederli, cioè si vedeva Insigne praticamente terzino, Politano terzino, Bakayoko su ogni pallone, era su ogni pallone, si gettava a peso morto su ogni pallone, cioè capisci, vedi la squadra che vuole portarsi il risultato, il Milan no. Quindi se il Milan non passa, come si fa a confermare Pioli? Io non lo so, questa è una scelta comunque della società e del Milan. Però è questo, questi tre allenatori si stanno giocando parte della loro carriera. Ripeto, Pirlo è all'inizio, se passa e magari vince anche la Coppa Italia, beh, tutto sommato è un po' naif, però è un allenatore, cioè porta qualcosa, è un po' moderno, non voglio utilizzare una parola così, però... un allenatore che può ancora dire qualcosa. Se non passa, va a fare qualcos'altro, perché dice vabbè, la prima esperienza. Questo probabilmente questo è lo scenario. Gattuso, se passa, bravo, diventa, tutti ne parlano. Gattuso è davvero, sta andando sempre più su e sta giocando sempre meglio. Questo è Gattuso, è la verità. Se non passa, ma va a trovare, ma sicuramente gli offrono panchine su panchine, perché è uno che sa fare il suo lavoro, un lavoro di legna, un lavoro messo lì senza tanta parola, senza tanti frubbi, via, si gioca e si fa, parla con i giocatori faccia a faccia, questo è quello che vogliono i presidenti. Pioli, se passa, ovviamente verrà riconfermato al Milan. Se non passa, verrà riconfermato al Milan. Questa è la stranezza di una situazione un po' strana. E se il Milan dovesse decidere no, ma io credo che decida sì, il Milan ormai si è capito, ha detto sì a Pioli nel caso che passi e nel caso che non passi. È una decisione di una squadra, della squadra che non è la mia, e così è. Però stanno giocando questi tre allenatori si stanno giocando un bel pezzo della loro carriera, tranne Pioli se ne sta giocando meno, Pirlo ci sta mettendo molto più sul piatto, Gattuso come sempre ne mette tantissimo sul piatto. A me Pioli, fallimento, non è un fallimento, è una delusione, vabbè, non dico niente, è la vostra squadra, non è la mia squadra. Se fosse la mia squadra, io un pochettino così ci sarei. Altro che delusione. Ragazzi, sono i miei 50 centesimi su questa situazione che è intricante, però tutto sommato snervante. Snervante per i tifosi del Milan, snervante perché non dovevano essere a questo punto. Bene o male, Pirlo ha fatto le montagne russe, si poteva anche prevedere di arrivare in volata. Il Napoli con Gattuso era giù, era al 7º-8º posto. A un certo punto il Napoli era al 7º-8º posto, eppure secondo me il discorsetto è stato fatto all'interno dello spogliatoio, all'interno della squadra con Gattuso. Si sono fatti questo discorsetto, hanno incominciato a vincere, credo che ne hanno pareggiato solo 2 nelle ultime 12, una cosa enorme, cioè hanno incominciato a correre. Il Milan, ragazzi, era primo, girone d'andata era primo, e non solo primo, aveva avuto anche tanti punti di vantaggio rispetto alla terza, alla quarta, alla quinta, te li bruci tutti per dopo venire a dire che non è un fallimento, è solo una delusione. Beh, se è questo il modo di vedere il calcio, io per me quello è un fallimento, cioè se tu sei là, infatti i 400 metri, sei primo arrivato a metà giro e dopo ti fai risucchiare da tutti, stai andando male ragazzi, se ti fai risucchiare da tutti stai andando male, e se oltretutto lo perdi così col Cagliari, che era già, avevano fatto la festa, questi avevano fatto, non lo so, erano sicuramente tranquilli, non lo so, io veramente, che si può dire niente, ragazzi.
Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere la vostra perché io non riesco a leggere questa situazione. Ragazzi, iscrivetevi, seguitemi su Instagram e DiegoCTN08, mettete like, commentate, ovviamente campanella se siete iscritti. Ciao 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 a tutti.